Buondì a tutti amici di Doppia Frizione, bentornati ad un Doppia Frizione Reaction. Come dicevo nell'altro episodio, questi video verranno fuori una volta a settimana, tutte le settimane, e sarà la seconda settimana di reaction. Guarderò la terza settimana, questa qui ovviamente è la seconda, e sarà basata tutta speciale sulla Dakar 2018 e direi che possiamo anche iniziare. Bene, qui abbiamo le nostre cuffie. Nel cellulare che ho scaricato il video. Ok, subito una duna. Oh mio Dio, questo qui non ha visto la duna. Probabilmente si è impuntato. Justement, le copain c'est Tirato Joaquim un Rodriguez, le pilota cappottone. portugais de Ah, Herreros, en motina. sautant une dune. Vous allez le voir, il Ok, retombe là, tutti gli spettatori. Di ici. nuovo un altro che. Porca tra. Et No, il a ok, quello frappé qui si è l'occipitant fatto et sa male, tête, la blessure porco. semble sérieuse. Ce genre de chute Avrà qui fatto doit un être évité volo au di plus 2 presto, metri con la pilota moto. du Si Jockey sarà Rodriguez. spaccato le gambe. Ah, qui da un'altra angolazione. Minchia, altro che 2 metri. Così lui è arrivato proprio campato. Sarà stato anche io 80 euro, è rimasto lì. Attenzione. E niente, Lancer. No, Lancer. Mitsubishi. Pajero, cappottone giù dalla montagna. Un altro. Questo qui dovrebbe essere un prototipo. C'è un incendio. Io mi toglierei da quella macchina perché io ho visto praticamente solo il fumo quando è passato la collina. La macchina è arrivata dopo. Sì, vedo. C'è il clacson che suona perché sta bruciando tutto l'impianto. Sta ancora bruciando, è bellissimo. Non c'è più niente, va bene. Ok, è un board camera. Ok, ah, dolore. Non si vede molto da questa inquadratura. Però sembra che si siano infossati e abbiano preso una tegola incredibile. Ci sarà un video fuori? No? Attenzione, minchia, ma c'è una persona lì. Ah, e niente, infossati. Anche loro. Si da. Oh, questo qui l'avevo visto su Facebook. Madonna, hanno tirato una porca tre di tegola. Questi qui sono scemi. Cioè, allora, sei su una cazzo di duna e tu vuoi trascinare una macchina in così, che praticamente è così sulla duna. Come fa a non cadere? Adesso non so se c'erano i piloti dentro perché ho visto volare un casco. Però spero che non si siano fatti niente comunque. Quindi prima sicuro non si sono fatti niente perché ho visto la foto che erano così che salutavano l'elicottero. Allora, moto. La ruota si è impiantata e anche lui col casco. Bellissimo. de l'étape Aia. Ha et fatto apparemment un il brutto est en atterraggio. bonne position. Alors on prend les Oh, coordonnées, voilà le tonneau en direct cappottone! de Nanni Roma. Incredibile. Incroyable tonneau en Ha direct. fatto On était en due train de giri su calculer una l'altitude. duna. Ha Une étape girato probabilmente formidable. troppo Alors on va pas velocemente il tutto tourner en volante direct, e on ha va pas tutto iniziato tourner en a rotolare. direct. On enregistre cette séquence. Questo qui è sul ciglio della duna. Vogliono andare giù di lì, ma porca puttana, si ammazzano. No, no, non farlo! Niente, lo sapevo. Porca puttana! Ok. Il gatto è un po' più. Il gatto dice no, non voglio fare come lui. E infatti qui è proprio furbo. Attenzione. Niente, un altro che è rimasto in. No, non ci credo! No, è impossibile! Come cazzo ha fatto? No, beh, questo qui è un mostro. Cioè, manco se ci. Manco se ci avesse Ahora qué provato. hacemos? Ay, Non ci salí a sarebbe darme, darme. riuscito. È rimasto così! Niente, adesso con i piloti. Il copilota anche. La porta si è rotta! Si è rotta la E ahí porta! está el Saudí Come que cazzo ha aspetta fatto questo ad qui arrivare nel junto a mare? Timo Costa su una Vorrei capire. Levante. Che cazzo. Vabbè. Ok, passiamo ad un altro sport che sarebbe rugby. Lancer. Sulla neve. Ah, spaccato il cerchione. Hyundai i20. Sempre dritto in quella curva, però stavolta si cappotta su un fianco. Si vede che c'è un po' di. Ah, Peugeot 208, c'è un po' di ghiaccio che sembra in quella curva, è pesante quella curva.
Niente. Però non vedo macchine dopo, quindi l'avranno tolto. Ah, altro ghiaccio! Sempre la stessa curva! Boh, io... io direi che potrebbero mettere anche una persona dietro a dire di andare piano. Ok, altro rally. Perde il controllo. Vabbè. No, no, sei scemo! No! Perché? Ha rotto lo sterzo, mi sa. Perché sta continuando... No, ok. Però sta scivolando! Cosa sta facendo questo? Ma perché? Ma cosa... Evo 6, attenzione! La mia seconda macchina preferita. E niente, dritto. Ma puttana Eva! Vabbè. Si può ancora recuperare alla fine, dai. Oh, BMW. BMW con i colori della Fina. Ah! Il pelo che non gli ha fatto. Non mi ricordo che macchina è, raga. Help me. Honda Civic sulla neve. Sì, forse. Sì, troppo veloce in una curva. Ok, qui c'è un bar camera. Non so cosa è successo. Non si vede più niente. Mi sembra giusto quello che ha detto. Mi sembra giusto, concordo. Ok, di notte. Sulla neve. Ah, che poi i banchi di neve. I banchi di neve sono delle bastardate. Ok, Lancer che va drittissimo. Questi qui sono i soliti finlandesi barra norvegesi che sono teste di minchia, ovviamente. BMW Serie 1 vecchio che va contro una barriera, probabilmente. Ah, Seat Ibiza nuova da corsa. Ovviamente campionato GT. È sempre lo stesso. È sempre lo stesso video, va bene? Siamo a motocross. Ah, io non ne conosco tanto di motocross, quindi non so che cilindrata hanno. Non so cosa sta succedendo. Ah, si è rotta la cerniera dei pantaloni. Ok. Sì, è motociclismo sul ghiaccio. Porca puttana. Ok, questo è non capisco se è un... Ok, Google, fottiti. Ok, torniamo al video. Beh, ho capito. Ah, ritorna nel micro machine, attenzione. Questo qui si è aggrappato al muro. Che avendo le ruote scoperte sono... niente, rimbalzano come delle cavallette. Ora. Avendo le ruote scoperte, gli dà proprio l'attrito giusto per rotolare, quindi vanno dove cazzo gli pare. Tre macchine coinvolte, quindi alla fine credo che sia finito. E... ok, riflessioni, diciamo, sulla Parigi-Dakar. Io non ho capito molto come diavolo abbia fatto infossarsi così bene quella macchina da rimanere perfettamente perpendicolare alla strada. Allora, io direi che questo appuntamento della speciale Dakar, che alla fine hanno messo dentro anche un po' di video normali di rally per... chiudere un po' il tutto, perché non potevano fare proprio il video concentrato sulla Dakar, sarebbe venuto troppo corto. E direi che possiamo chiuderla qui. Al prossimo episodio con doppia frizione reaction.